Rita. Davanti. Qui nacque Roberto Crasco, giornalista, scrittore, autore di teatro, antifascista intransigente e convinto pacifista. Il comune di Napoli memore fu. Roberto Bracco è stato un grande intellettuale, un grande drammaturgo e un grande autore teatrale. È stato però anche un grande antifascista. Ha subito una lunga e drammatica persecuzione, fino anche all'aggressione personale, alla violenza subita personalmente e anche alla devastazione della sua casa da parte delle squadracce fasciste. Un grande drammaturgo che attraverso anche questa persecuzione fu condannato all'oblio. Purtroppo questo oblio in una certa misura ancora continua. Libertà di pensiero e dignità di una vita d'antifascista sono queste le caratteristiche più importanti da ricordare del grande narratore e drammaturgo Roberto Bracco, rappresentato in Europa ed in America, proposto dall'Accademia svedese per un Nobel che non gli fu assegnato per l'opposizione del regime che lo mise al bando, intellettuale che anche dopo il buio del fascismo sembra scontare ancora una strana ed immotivata forma di damnatio memoriae. In via San Gregorio Armeno è stata posta una targa che ne ricorda la nascita. In una giornata interamente dedicata al suo ricordo dalle istituzioni, a partire dal Comune, e dalle iniziative della Fondazione Premio Napoli e dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza. Doveroso ricordare sempre in modo più forte Roberto Bracco, un grande napoletano, giornalista, drammaturgo, intellettuale libero, che ha vissuto in grande dignità e nonostante abbia subito pesantemente la violenza fascista, non si è piegato, non si è uniformato, è morto, come dire, abbandonato da tanti, ma non abbandonato dalla sua fierezza e dalla sua dignità. E oggi Napoli lo ricorda qui con una targa nel luogo in cui nacque.